Allora, Antonio Michele, figlio di Rosario. Oggi Pino Fabiano sta presentando il libro che ha dedicato alla figura di suo padre. È senza dubbio un pezzo di storia, quello che vuole riassumere nel contenuto del libro il neodottore Pino Fabiani. È un modo di rievocare il suo passato che era appunto è stato un passato abbastanza glorioso e ricco di episodi, di stati d'animo, e tutti basati sull'interesse. Nell'interesse del cutrese e della classe operaia di Cutro. Egli è stato un personaggio, come del resto lo denota anche nel libro, chiunque, è stato un personaggio che si è battuto sempre per i diritti della classe operaia e della classe appunto bisognosa, e quindi questo diciamo così, l'ha esortato in continuazione. Questo spirito antagonista di combattere continuamente il senso di prevaricazione che in quei tempi era vigente, diciamo, perché per l'appunto, secondo la storia è appunto un modo di esporre le cose vere, è un'esposizione appunto di fatti veri accadute nei loro tempi, nelle loro tradizioni. Dicevo appunto che in quelle circostanze mai, mai come adesso se ne parla e si fa riferimento a questi episodi, perché erano episodi proprio che segnavano la chiave di volta di quella che era l'insurrezione delle masse popolari, no? Cioè, appunto, riassumeva appunto quell'espressionismo, perché per espressionismo noi intendiamo dire un grido quasi di guerra. E allora, e da questo si riparte quella che era appunto quel filone di lotte che poi sono susseguiti nel corso degli anni a Cutro, come a Isola Caprizzuto, in tutto il comprensorio della città di Crotone. Quindi noi restiamo appunto orgogliosi di questo genitore, di questo padre che ha voluto tracciare veramente delle linee guida, perché con queste linee guida, con queste sue linee guida ha dimostrato che erano purtroppo imprescindibili, infallibili, che non c'era altro metodo per combattere, diciamo, l'antagonismo politico di quei tempi che quasi quasi ancora porta a manifestare radici in questi tempi moderni. In questa giornata in cui Fabiano dedica un libro a Rosario Michele, storico militante comunista cutrese, partigiano, il sindaco vuole fare un ricordo? Certamente, è stata un'iniziativa molto importante e anche partecipata, visto anche, diciamo, i relatori come Filippo Sessito, Ciccio Caruso, Michele Furci, Fulvio Mazza, insomma c'era anche il direttore, diciamo, della casa editrice La Città del Sole. Quindi è stato veramente, diciamo, perché interessante, perché attraverso la figura di Rosario Michele si racconta la storia della nostra città, diciamo, anche dei primi movimenti del dopoguerra, quando, diciamo, prevalevano i proprietari terrieri. Quindi Michele è stato un dirigente contadino che attraverso l'occupazione della terra, ma anche come amministratore pubblico, è riuscito ad avere uno spazio politico importante. Poi, sicuramente interessante anche il fatto che c'è stato anche un legame con personalità molto forti della politica e della cultura. Angelo Gracchi, avvocato di Firenze, comandante partigiano, il famoso comandante Gracco, ma anche l'amicizia con Pierpaolo Pasolini. E poi io mi ricordo centinaia di studenti universitari che frequentavano la casa di Rosario Michele, perché trovavano questa persona molto interessante e istruttiva nella sua idealità, perché, diciamo, aveva un ideale molto forte che lo portava a delle battaglie, quindi una storia del, come dice anche il libro, contadini rivoluzionari antagonista, proprio contro quelle classi, diciamo, dominanti che cercavano di tenere i contadini, diciamo, di questo territorio sottomessi. E lui era un ribelle che si opponeva alle ingiustizie e portava avanti una politica così. Ha avuto anche poi, diciamo, grande dirigente del Partito Comunista, poi in rottura col Partito Comunista e fondò il Partito Comunista d'Italia e marxista-leninista, quindi la politica filocinese di quegli anni. Io credo che veramente attraverso la storia di quest'uomo si racconta la storia del nostro territorio. È appena terminata la presentazione del libro scritto da Pino Fabiano, che ha per titolo Contadini rivoluzionari del Sud, la figura di Rosario Michele. Rosario Michele, per Pino Fabiano, chi era, chi è stato?
e cosa rappresenta nella vita di tutti i giorni? Rappresenta una figura importantissima nella storia dell'antagonismo politico del nostro territorio, del Marchesato, dell'Italia meridionale, ma complessivamente di tutta l'Italia. È stato un grande ribelle, un grande utopista, quello che ho detto poc'anzi, un grande ribelle dove dettami della propria coscienza non ha mai coniugato l'obbedienza verso nessuno. È un grande utopista dalla sua prospettiva di lotta che ha cercato di creare, senza riuscirci chiaramente, perché la storia dell'antagonismo perdente nelle vicende politiche italiane, una società di più giusti, una società di uguali. È stato un tentativo spontaneo, sincero, di arrampicare, di forse di conquistare un cielo sempre più lontano dalle masse diseredate e dei contadini, ma in ogni caso ha portato un contributo notevole a quella che poi fondamentalmente è stata un pezzo di conquista sociale nel nostro territorio, un pezzo di emancipazione nel nostro territorio. Ha conosciuto personalmente Rosario Migale. Cosa le è rimasto più impresso di questa figura carismatica e tanto imponente? A me è rimasta questa sua capacità di indignarsi rispetto a tutte le ingiustizie del mondo. Io l'ho conosciuto negli ultimi suoi 3 anni di vita e lui mi ha trasmesso, ho percepito in lui questa grande utopia, questo grande ribellismo, e fino agli ultimi giorni della sua esistenza in realtà è stato sempre un uomo con un elmetto metaforico in testa, sempre in lotta, riusciva ad indignarsi rispetto alle cose che non vanno di questa nostra società. E beh, credo che questa è una dote importante che non si riesce a trovare facilmente in questa nostra contemporaneità. Tonino Migale, coordinatore di Sinistra e Libertà a Cadel Bosco in provincia di Reggio Emilia, ha partecipato questa sera alla presentazione del libro di Pino Fabiano. Le sue impressioni? Allora, un'iniziativa diciamo esemplare che probabilmente mi ha soddisfatto pienamente, perché come queste iniziative culturali a Cutro servono diciamo per una crescita anche politica. Quindi la figura di Migale come è stata rappresentata benissimo dai relatori e dallo stesso scrittore, anche se il libro non ho avuto modo di averlo prima per leggerlo, però una osservazione che volevo fare è praticamente durante queste iniziative si dà poca parola diciamo al pubblico, come in queste iniziative di dare più spazio anche a chi partecipa, perché fra l'altro tra il pubblico c'era anche persone che con Migale hanno fatto delle lotte, che forse volevano intervenire. Rosario Migale aveva delle considerazioni forti, radicali nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche, non ha voluto credere al suo funerale, è stato coerente fino a lui, perché considerava le gerarchie ecclesiastiche come parti responsabili della mancata emancipazione delle questioni diseredati, dei contadini. Era una sua visione. Nonostante tutto ciò, contemporaneamente, Rosario Migale aveva una visione poetica, sublime, dolce, bellissima di Gesù Cristo. Qui chiaramente c'è quello che io sul libro lo definite come le tracce stratificate della memoria. Questa amicizia con Paolo Pasolini nel 1959, un contadino che diventa amico di questo importante intellettuale friulano che si trova qui a Cutro, a Crotone, che condivide immediatamente questa tensione civile e politica di Pasolini, che era un contadino fondamentalmente militare. Nasce una grande amicizia e Pasolini lo volle nel suo figlio nel 64, che fu un'esperienza breve, non modificò di un millimetro il carattere duro, forte, ribelle di questo uomo, perché dopo quei 5 mesi che durò il film, lui punto da capo riprese a fare le sue lotte di sempre, ancora più amplificate, perché poi si spostò su una linea filocinese, marxista e leninista. La notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpì, se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor.